Una grande figura della vita politica e istituzionale dell'Italia repubblicana come Nilde Iotti. Con queste parole il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, ha voluto ricordare Nilde Iotti a 10 anni dalla scomparsa. Letto dal presidente della Camera dei Deputati, Gianfranco Fini, il messaggio di Napolitano ha aperto la cerimonia commemorativa che si è svolta mercoledì 2 dicembre nella Sala della Lupa di Palazzo Montecitorio, promossa dalla Fondazione della Camera. Prima donna a ricoprire l'incarico di Presidente della Camera, Nilde Iotti è stata anche il Presidente che più a lungo ha seduto sullo scranno più alto di Montecitorio, dal 1979 al 1992. In una sala della Lupa, gremita come nelle grandi occasioni, il Presidente Fini ha ricordato Iotti come esempio di imparzialità ed equilibrio, che le valse il riconoscimento e la stima di tutte le parti politiche. Ma non rinunciava alle sue idee. Essere super partes, ha continuato Fini, non significava per lei rimanere estranei al confronto delle opinioni. Anche un altro aspetto rende vivo e attuale l'operato di Nilde Iotti, e Fini lo ha ricordato bene quando ha detto che il significato della sua lunga esperienza risiede, tra l'altro, nella volontà con la quale si impegnò a promuovere in modo attivo e convinto, attraverso le riforme, il buon funzionamento dell'istituzione parlamentare. Mantenere costantemente elevato e al tempo stesso sobrio il tono della vita politica e istituzionale del nostro Paese. È questo, per Fini, un insegnamento che ci viene direttamente da Iotti e che dovrebbe continuare ad ispirare l'impegno di tutti. Di grande attualità la sua concezione della sovranità popolare. Questo ha rimarcato Fausto Bertinotti, presidente della Fondazione della Camera, che ha richiamato direttamente una dichiarazione di Iotti del 1980. La sovranità popolare, sono le parole di Iotti lette da Bertinotti, vive attraverso il Parlamento ed è il Parlamento che deve investire il governo della responsabilità della direzione politica del Paese ed è il Parlamento che ne delinea e verifica gli indirizzi fondamentali. Ma non si può ricordare Nilde Iotti, ha detto l'ex Presidente della Camera, senza soffermarsi sul suo impegno per l'emancipazione e l'affermazione dei diritti delle donne, proprio oggi che riemergono dure disparità tra i sessi, in economia, nella politica, nella società. A ricordare ancora Nilde Iotti nella Sala della Lupa hanno preso la parola il Ministro della Gioventù, Giorgia Meloni, l'ex Vicepresidente della Camera, Maria Lisa Cinceri Rodano, la Presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, la Presidente della Federazione Sindacale Europea ETUF-TCL, Valeria Fedeli, e Giorgio Frascapolara, che di Iotti è stato lo storico portavoce.